Il senso di Radio Zimmari è la possibilità di mettere davanti a un microfono la gente che si vuole, nei momenti che si vuole. Prepara tu cuerpo para vivir emociones nuevas. Enciende tus sentidos. Ando manejando por las calles que me besaste. Está llegando Nadia Solange. Está llegando Nadia Solange y su música latinoamericana. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. E buon pomeriggio Radio Zimmari, ben ritrovati in questo pomeriggio, oggi sabato 4 marzo. A farvi compagnia su Radio Zimmari Web in questo pomeriggio, Nadia Solange, insieme al notiziario delle Isole Eolie. Ascoltare subito il primo brano in scaletta, loro sono Karol G insieme a Shakira dall'album Mañana Sarà Bonito. Eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y mando la cuenta a los shows, ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me duele. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Radio Zimmari, a tenervi compagnia nei momenti di allegria o malinconia, con Nadia Solange. E a farvi compagnia con il nostro secondo brano in scaletta arrivano dai DJ anche Sion e Lennox con il brano che si intitola Tu Principe. Para decirle que estamos
mío, por siempre tu Romeo. Quiero tenerte aquí, mi nena, en una noche serena, amándonos bajo la luna llena. Vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo ser más allá que un amigo. Quiero tenerte aquí, mi nena, en una noche serena, amándonos bajo la luna llena. Vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo ser más allá que un amigo. Da Panarea fino a Latino America su Radio Zimmari, Nadia Solange. E su Radio Zimmari, che trasmette da Panarea allo studio sulla spiaggia di Zimmari, andiamo all'ultimo brano in scaletta prima del notiziario delle Isole Eolie, e lo facciamo con De La Ghetto, Darel e Blessed. E brano si intitola Instagram versione remix. Trabajando yo te chingo todo el día. Dime, yo planeo la huida. Y ya que en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Si tú no, yo pregunto, tú estás perdida, ma. Te hablé por Instagram y todo fluyó. Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no. Ahí fue donde mi mente se dañó. Sexo en la yegua, eso terminó. La historia es larga, pero terminó ella en el extranjero. Si tú vuelves, yo quiero en tu cuerpo ser el primero. Que te besa, que te toca, que te pega la pared. Que te enoja, te enloquece, tú eres la que entre. Donde te veas tú no, yo no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo hicimos el amor en la parte de atrás del carro? Solo vuelve, por favor. Yo no creo que esto sea un descaro. Chinguemos en la parte de atrás, que suba la tensión. No le bajen los cristales, que le gusta el cazulo. Le gusta el creepy, creepy en el tutum. Y que ese perfume que le acá a mí me pone en tensión. Ese beso supa limona de coco. Se cree que ya sabe y yo siempre me hago loco. Le digo chulita, te sabe el poqui. Se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco. Dóblate pa' que lo sientas. Cuando te pase la lengua con sabor a menta. Es que te besa, que te toca, que te pega la mano. Que te desnude, que lo que se espere, la de quien te ve. Donde te vea tú no, yo no te lo crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, yo planeo la huida. Y aquí en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Si tú no, yo pregunto, tú estás perdida, ma. Yo me la paso tu perfil pendiente, que tú vas a subir un Insta falso y te tuve que seguir. Cuando te estoy olvidando, tú me salen todos los reels. Y ahí es que yo me pongo más feliz con Happy Meal. Los mensajes modo efímero, nunca guardé tu número. Pero me paso atrás de ese culo y ese ridículo. Pa' verte mil obstáculos, pero yo me empelico y mando a buscarle el jeep a Medellín, le llego rápido. Y de ropa pa' el poplato y de la mano agarrado tuyo, dándonos piquitos, los dos enamorados. No me hables de ese pirobo, no me hables de tu pasado. Y dale, vamos pa' Miami, que guarde de regreso.
son el de rato. Al poblado y de la mano agarrado, tuyo dándonos piquitos, los dos enamorados. No me hables de ese pirobo, no me hables de tu pasado. Y dale, vamos pa' Miami, que guarde de regreso en el privado. Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Te besa que te toca, que te pega la pared. Que te enojaste lo que se te relaje, quien te ve. Donde te veas tu novia, no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Este es el remix. Excuse me. Motherfucking remix. Wait a minute. Me lo bless. Este es el verdadero remix. Mamá ni guarda papá. The Colombian people with the Puerto Rican people in the real world. The remix, homie. Dímelo, me da yo. El bendito, el bendecido. Él en la casa. Ja, ja, ja. Qué más mío, pues. So, qué pista, pa. Julie Gang. Siempre bless. Siempre, siempre, siempre bless. Stop that shit. Ratatata. Radio Zimmari presenta il notiziario delle Isole Eolie con le interviste di Gennaro Leone, dalla voce di Nadia Solange. Oltre 200 pratiche di condono edilizio bocciate dalla soprintendenza di Messina. I provvedimenti sono stati trasmessi all'ufficio illeciti del comune di Lipari, che sta provvedendo a notificare le ordinanze di rigetto. Ma per le querelle, che va avanti da circa 20 anni, si preannunciano una valanga di contenziosi. Anche perché i comuni e lo Stato, a seguito del rigetto del condono edilizio, dovrebbero rimborsare i cospicui oneri concessori pagati dagli isolani per il rilascio del condono e il relativo danno ambientale richiesto dalla soprintendenza come condizione tassativa per concedere il parere favorevole. I provvedimenti sono la conseguenza della sentenza numero 252/2022 della Corte Costituzionale, che ha bocciato la legge con cui la Regione Siciliana nel 2021 aveva riaperto i termini per il condono edilizio delle opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo idrologici, culturali e paesaggistici. La stessa Corte ha ritenuto le norme della Regione Siciliana lesive dalla riserva dello Stato della tutela dell'ambiente, in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, il decreto legge 269 del 2003. Cari amici, lontani e vicini, Gianluca Giuffrè e l'eterno sguardo riempito di fuoco con la pelle come la lava. Osserva tutto con il coraggio dei lupi di mare e riesce sempre a remare con la libera forza per il salvataggio di uno dei borghi più belli del mondo, di Nostra di Stromboli, o viceversa. Gianluca, da figlio delle Eolie, ma politico attivo, e da giornalista, facciamo un percorso sulle sette isole dove ciascuna ha i suoi problemi, ai quali bisogna aggiungere anche i trasporti e la sanità soprattutto. Ma guarda, caro Gennaro, il problema fondamentale per me è quello della portualità delle nostre isole, perché dalla portualità passano i trasporti e tutto il resto. E noi purtroppo siamo nel 2023, ciascun'isola ha approdi, cioè piccoli pezzettini di cemento tra gli scogli. Noi abbiamo bisogno di porti veri. Solamente con i porti veri, seri, possiamo sperare in un futuro per le nostre isole. Oh,
Gianluca, ma per le eolie hai nominato la parola futuro. Quale futuro bisogna costruire e quali basi si sono perse soprattutto? Perché c'è una perdita. Ma la perdita è quella della nostra identità, della nostra identità, perché alla fine, pur di accontentare chi viene in vacanza, abbiamo, come dire, messo nell'armadio la nostra cultura e le nostre tradizioni. Dobbiamo ripartire da quelli, riprendere l'agricoltura, bisogna fare in modo di creare delle prospettive. E soprattutto, questo ci tengo, perché spesso chi viene in vacanza, ma anche il politico che ci passa, ha l'idea di un posto meraviglioso che bisogna mummificare per preservarlo. Noi qua non dobbiamo mummificare, noi dobbiamo creare le condizioni affinché gli indigeni possano continuare a vivere nelle loro isole, mantenendole vive anche per chi ci viene d'estate, rendendole un patrimonio del mondo. Ecco, tu hai parlato di porti, la tua Ginostra, famosa per il porto più piccolo del mondo. Da allora a oggi, quante battaglie? Guarda, le battaglie che abbiamo fatto a Ginostra sono tante, perché noi siamo partiti 20-30 anni dopo rispetto alle altre isole, quindi l'arrivo dell'energia, l'approdo, il medico, insomma ogni cosa è una battaglia a Ginostra, anche perché siamo pochi e, ahimè, lo dico anche da politico, la politica si è sempre dimenticata dei posti come Ginostra, perché in cambio Ginostra non dà molto se non la sua bellezza. Ecco, e Ginostra, tu parli del campo di battaglia, è bello questa audacia che hai dentro, questa forza, e Ginostra è un campo di battaglia a cielo aperto, il costone che cede, chi sta intervenendo in ritardo dopo tante segnalazioni e denunce, tu sei la somma umana e testimone fedele della situazione, che punto si è arrivati, le soluzioni, i progetti, i finanziamenti, i tempi e quanto bisogna correre soprattutto. Ma guarda, la storia del costone parte un po' dalla notte dei tempi, da quando io ero piccolo. Il problema è sempre stato che noi abbiamo sempre segnalato la vicenda, le questioni, le frane, solo che è sempre stato preso sotto gamba. Adesso siamo a un punto, insomma, che da un momento all'altro rischiano di crollare giù le abitazioni, rischia di crollare giù la piazza, e si deve correre, ma fortunatamente nel contesto dell'emergenza Stromboli è venuto fuori qualcosa nel 2019, per cui abbiamo avuto un progetto finanziato i cui lavori appunto sono cominciati da poco meno di un mese e si sta cominciando a fare qualcosa, però in realtà non basta perché è previsto solamente la posta di reti e qualche micropalo intorno per non far crollare giù il paese, però in realtà la base che bisogna mettere in sicurezza, ed è su questo che noi stiamo continuando a pressare. E devo dirti la verità, proprio circa una settimana fa c'è stato un incontro in regione a Palermo alla Protezione Civile e sembrerebbe che abbiano preso in considerazione le nostre osservazioni come comitato per Ginostra e stanno lavorando, insomma, a un proseguio di questo progetto con delle sottomurazioni per mettere la base del costone in sicurezza. La portualità nel futuro delle eolie, Ginostra da ieri a oggi, la perdita di identità, il costone, la corsa contro il tempo, l'immobile con le ruote, la soluzione, la foto storica, la casa dove Luigi Salvatore d'Austria incontrava la sua amante Maria, le 3G, il nuovo porto modificato con la risacca, il primo sguardo allo sbarco, il transito a orario, Sanremo, il turismo, l'evoluzione, il blocco degli elicottero e di Scecchi, la regolamentazione delle carriole meccaniche, la funivia, questo e tanto altro, nella video intervista del pezzettino che abbiamo ascoltato adesso, ma che continua, di Gennaro Leone con Gianluca Giuffrè. We'll be right back.
consigli per la salute di Ludmila Mudroca Leone. Vozza Vozza, citrus medica, tipico della Sicilia, detto anche cedro arriccio, è particolarmente adatto per il consumo crudo e anche conosciuto come piretto. Il cedro è un agrume straordinario delle grandi proprietà benefiche, è utilizzato in cucina soprattutto per la sua profumatissima scorza, ricca di oli essenziali. Inoltre il cedro sono attribuite proprietà digestive, germicide, disinfettanti, carminative e antipertensive, scusate. A volte viene consigliato contro le cistite, i problemi renali, la celluliti e la crescita dei capelli e nella lotta contro la malattia di Alzheimer e il diabete. Lipari e ospedali in agonia, si susseguono le interrogazioni in merito alle iniziative volte a garantire la piena funzionalità dell'ospedale di Lipari, che in più occasioni la cittadinanza, in mondo delle associazioni e del terzo settore e gli stessi enti locali hanno denunciato svariate e gravi criticità della struttura che non consentono di assicurare servizi adeguati e garantire i livelli essenziali di assistenza e le pur idonee previsioni per la pianificazione sanitaria attualmente vigente, che in particolare tra le principali criticità segnalate, le più gravi, riguardano le carenze di personale medico visto il mancato rispetto della pianta organica, ancorché insufficiente a soddisfare le esigenze locali. Che al fine di fronteggiare le citate criticità sono state assunte una serie di iniziative con particolare riguardo alla carenza di personale medico da parte dell'ASP di Messina, che gestisce la struttura, che tuttavia non sembrano essere state risolutive. Tali iniziative sembrano comunque più indirizzate al mantenimento di un pronto soccorso che a integrare i servizi di un ospedale davvero in grado di assolvere alle esigenze di una comunità remota e spesso isolata. Elis Line, la miliardaria al servizio degli ultimi. Nel 1923 Gilberto Mazzi cantava «Se potessi avere 1.000 lire al mese» e più tardi gli avrebbero fatto «Ecco» Adriano Celentano e Renato Pozzetto in «Lui è peggio di me», film degli anni 80 dove però i due desiderano 6 miliardi al mese. Il film era una parodia ai super ricchi. Per Bacco, un partito di sinistra che si ricorda dei poveri, e lo fa con una super miliardaria. Fantastico. E fin oggi dov'erano? Si dice che la voce sia lo specchio dell'anima, è un importante mezzo di comunicazione e di espressione. La voce trasmette gioia, tristezza, paura, disprezzo, tenerezza, indipendentemente dal significato delle parole. E poi c'è l'eloquio e il gesticolare delle mani. Per esempio, possiamo ottenere un ritmo concitato se incrementiamo la velocità, oppure possiamo ottenere un ritmo calmante per tranquillizzare il nostro interlocutore. Che cosa c'entra poi la voce con il gesto? Secondo il parere di Gillian Forrester, esperta inglese di comunicazioni, le mani e la bocca sono collegati. Le parti del cervello che controllano mani e bocca sono sovrapposte mentre si comunica. Gesticolare aiuta ad organizzare i pensieri. Se una voce squillante rispecchia una forte personalità, quella lenta e grave è tipica del le persone competenti e affidabili, mentre la parlantina veloce e acuta è propria dei soggetti più insicuri. E Zaslain come parla? Non capisco di politica, il mio lavoro professionale era l'udito e la voce. Era proprio opportuno avere una segretaria super miliardaria cittadina statunitense naturalizzata svizzera a capo del partito dei poveri lavoratori?
La presentatrice della Sette, Concita Di Gregorio, l'ha definita una stella cometa che è dei poveri, ma forse perché la Sline scapperà via tornando nel suo alveo naturale dei ricchi, già docente di fisica acustica Università di Messina. Torna alla campagna Mai Più Schiavo, un incontro aperto, precisano Arena e Company, utile innanzitutto per noi attiviste che vogliamo occuparci del tema, ma soprattutto per i lavoratori, a partire dai giovani che si sono appena accostati al mondo del lavoro, perché siamo convinti che solo partendo da una classe lavoratrice consapevole sia possibile difendersi inefficace dallo sfruttamento. L'appuntamento è per sabato 4 marzo a Marina Corta, per prima appuntamento con Pepe Marra e Giorgio Martinico, rappresentanti di USB di Reggio Calabria e di Palermo. Salina a Roma, terminato l'ottavo campo SOS, 5 giorni senza internet dove i ragazzi scout di Salina hanno aiutato gli studenti di Roma a capire l'importanza del contatto con la natura e delle relazioni interpersonali senza smartphone. Le squadre operative di soccorso studenti, un nome che si può leggere in due modi, o studenti che vanno in soccorso di altri nelle emergenze, o ragazzi che rispondono a richieste di aiuto da parte di altri studenti. Uno dei problemi più grandi che oggi la nostra società deve affrontare è la dipendenza da telefonino. La nomofobia, l'ansia di non essere collegati alla rete, colpisce la maggior parte degli studenti italiani. I ragazzi tra i 13 e i 20 anni, chiamati dai sociologi i Gen, la generazione nativa digitale, passano anche 8,10 ore al giorno attaccati allo schermo del telefonino. Basta andare su impostazioni e benessere digitale per vedere di cosa stiamo parlando, provare per credere. E poi, se siete genitori o insegnanti, preparatevi a tutte le scuse che i ragazzi vi daranno, compresa quella che è la scuola che li costringe a passare tutto il tempo sullo smartphone. Sulla rete il bullismo diventa cyberbullismo e sono sotto gli occhi di tutti gli effetti devastanti sugli adolescenti. I genitori sono sempre gli ultimi a venire a sapere cosa è successo prima. La tendenza a far ubriacare alle feste i ragazzi per poi riprenderli col cellulare è un gioco di moda, come fosse una challenge di TikTok, ma spesso per ragazzini inizia una vera persecuzione. Vulcano perforata di Salvatore Leone. Le perforazioni trivellate per oltre 15 metri di profondità che riguardano i lavori per il nuovo porto di Levante potrebbero regalare anche la sorpresa di beccare qualche serbatoio di gas vulcanico per dare contemporaneamente energia pulita e gratuita alla stessa isola di Vulcano che tanto martoriata è in questi ultimi anni. Un colpo di fortuna per le varie associazioni che lottano per il bene dell'arcipelago, insieme alle 4 amministrazioni comunali. Rubrica religiosa cura di Don Gaetano Sardella. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte.
e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè e Elia, che conversarono con lui. La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, ci piazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia al monte della trasfigurazione, dell'arsura gialla ai volti vestiti di sole. La Quaresima è il passo della stagione, inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra la sua verità profonda. Che un poeta esprime così: tu sei per me ciò che è la primavera per i fiori. Verità è la fioritura dell'essere, il regno dei cieli verrà con il fiorire delle vite in tutte le sue forme. Il percorso della realtà è come quello dello spirito, un crescere della vita. Vertice alla regione su Italia i collegamenti con le isole minori. Dopo le proteste sui tagli delle corse di navi, con l'assessore regionale della mobilità Alessandro Aricò, lunedì alle 10 ha convocato una riunione alla regione con i rappresentanti delle 40 associazioni che nei giorni scorsi hanno fortemente alzato la voce per i tagli di alcune corse delle navi per tutto il mese di marzo nelle isole di Sicilia. Anche i sindaci delle isole di Sicilia hanno manifestato il loro malumore rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni, al ministro Matteo Salvini e al presidente della regione Renato Schifani. Lipari. Dopo la morte di Giovanni Lucchese con il Vespino, si schiantò nel muro di una stradina di Lipari. Il Tribunale di Palermo è stato disposto un supplemento investigativo. L'udienza si è svolta dinanzi al GIP Livio Conti a seguito del deposito dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura sul mortale evento. Il pensionato, già elettricista di 74 anni, sposato con una figlia, ebbe un incidente nella via Due Vie il 29 agosto del 2021, la cui dinamica non è stata mai accertata. Durante i soccorsi si sono verificate una serie di ritardi nel trasporto, a cagione dei quali giunse all'ospedale di Lipari alle ore 20:43, ma fu trasferito con l'elisoccorso per l'intervento a Villa Sofia di Palermo soltanto alle ore 2. Salina. I sindaci di Malfa Leni e Santa Marina Salina, Clara Rametta, Giacomo Montecristo e Domenico Artabia, si sono rivolti anche al presidente della regione Renato Schifani, all'assessore della salute Giovanna Volo e al commissario dell'AS Bernardo Alanga. Si apprende con amarezza, dicono Rametta, Montecristo e Arabia, che l'AS di Messina sarebbe in procinto di ridurre in maniera opinabile i servizi d'urgenza ed emergenza sull'isola di Salina ed in particolare la operatività del presidio territoriale di emergenza in atto operante quale pronto soccorso a carattere non esaustivo, che potrebbe essere ridotta per circa 6 mesi l'anno, da 24 come in atto a 12 ore giornaliere per mere ragioni di tipo economiche. Addio a Giovanna Buongiorno.
Chiunque abbia conosciuto Giovanna Bongiorno la descrive come una donna affascinante e di immensa cultura. La sua morte avvenuta ieri ha riempito i social di cordoglio. Tantissimi ricordi di amici e colleghi della regista, giornalista, fotografa e documentarista, che con grande professionalità raccontò gran parte della Sicilia. Un personaggio poliedrico che ha dedicato la sua vita lavorativa a descrivere e narrare i beni culturali in Sicilia, con particolare attenzione alle Isole Eolie. Nella sua lunga vita professionale ha collaborato con il Museo Archeologico Luigi Bernabo Brea di Lipari. Il suo archivio documentaristico fu donato alla Fondazione del Museo Civico di Rovereto. Già presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo, venne anche nominata amministratore delegato dei beni culturali, scusate, SPA, ente gestore del patrimonio culturale siciliano. Radio Zimmari presenta il notiziario delle Isole Eolie con le interviste di Gennaro Leone. Dalla voce di Nadia Solange. E noi con il notiziario delle Isole Eolie abbiamo finito e vi ricordo che tutte le notizie li potete trovare su notiziarioeolie.it e su gds.it. Però tu eri una diabla che sta loca por mí. A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo, oh, el pelo te halo. Noi però continuiamo ad andare avanti con la musica e lo facciamo insieme a Ñengo Flow, Bad Bunny e brano che si intitola Gato de Noche. Se culote, ya voy de camino, ay, ya voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Hoy ya voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Canto de bellaca, ese toto voy a martillarte. En el canal voy a buscarte. Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme, no voy a esperar la que te venga primero tú. Sí, tú eres un hijo de puta, te gustan los bandoleros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G4Life y estás escuchando el verdadero. Callao que nadie se entera. Ese culo te está alterado. Yo no creo en el amor y me tiene enamorado. Y me tiene enamorado. Sí, ese culo te está alterado. Baby, me lo tienes parado. Tengo la miel donde ti voy a quedar. Voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Yeah, yeah, tú eres mi loca y te toca la terapia. Si no se lo meto le da rabia. Puedo tener más de 20, pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria. Tantos peces en el mar y yo contigo en la pecera, pudiendo estar con cualquiera. Anoche fue champán adentro de la bañera. Hoy son cuatro botellas de vino y a la tercera se vino. Si ese cabrón te pregunta, dile que fue el destino que te puso en cuatro y bien suelta al frente mío. Mi bicho no tiene miedo, pero se pasa escondido dentro de ti. Dije que no volvía, pero mentí. Solo puse a otra y me arrepentí. Porque no se sintió lo que contigo sentí. Las noches son aburridas sin ti. Perfumo Louis Vuitton, entero me vestí. Dale envía al pin.
que hoy voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. I sogni sono sempre accompagnati da una colonna sonora. Radio Zimmari, il sogno di una vita. Baby, tu stai buscando un perreo. W Yandel, Romo Alejandro. Se siente il vapor. Ya no está tímida, es una bandida por culpa del alcohol. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared mi prisionera, bendecido quien pudiera comerte la noche entera. E su Radio Zimari Web a farvi compagnia Nadia Solange insieme al notiziario delle Isole Eolie. Andiamo ad ascoltare Wisin e Yandel insieme a Rawan Alejandro con il brano che si intitola Vapor, dall'album La Ultima Misión. Perdiendo un ritmo de tiny, la falda corta y sabes que se te ve el panty. Tú y yo los más sueltos como yo, Will y Randy. Es que tu boca sabe a candy. Dale pa' la barra y cuando me agarra se vira de espalda y el pelo se amarra. Llena la disco y el DJ suena la chicharra. Bicicleta sudando hace cuerpo de guitarra. La baby llega, nadie la frena y cuando el bajo suena ella lo mueve todo y el país se desordena. Chica mi nena tiene la rumba en las venas. Cuando me rosa me desmantela. Nos damos sólido, olvídate lo estético. Baby, siente el látigo, el piloto automático. La puse a gritar, por toda América hasta África. Esta fónica, siempre está moja. Ella es acuática, mi baby única. No tiene réplica. Baby, la bellaquera. No se necesita la cama. Donde sea la pillo. No me dice que no. Ya no está tímida, es una bandida por culpa del alcohol. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared mi prisionera, bendecido quien pudiera comerte la noche entera, yeah. Tomás y caballero, Wisin y Yandel. Señorita desde el otro nivel. El zorro, Rauw Alejandro, W con Yandel, Tiny. Ey. Ey. El dinero del movimiento. Las baby son de nosotros por ley. Prendi il tuo tempo. Ascolta, ascolta. Radio Zimari Web. Da Panarea. Da Panarea. Porta Radio Zimari con te. È facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimari. Oppure su YouTube, scrivendo De Zimmari, e lei verrà con te, ovunque andrai. Mi cantar, mi canto un lamento. E adesso anche su Spotify, quindi è ancora più facile poter ascoltare Radio Zimmari Web. Noi siamo arrivati al penultimo brano in scaletta, lo facciamo insieme a Romeo Santos in Rosalia con il brano che si intitola El Pañuelo. Ma vi ricordo che subito dopo ci sarà Sasà a farvi compagnia con la sua Sunset Music, quindi restate collegati su Radio Zimmari Web. Amar a ciegas te quita poder.
las 6:24 yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso. Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te admito. Ese cabrón solo dejó su poloche. Amar a ciegas te quita poder, pero esta noche nos elevamos pa'l cielo. Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te admito. Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro. Consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo. ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Ajá. La Rosalía. En mis brazos, desquítate con rabia apasionada. No es casual que nos hayamos encontrado. ¿Cómo? Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te admito. Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva más. Radio Zimari è fatta fondamentalmente di due cose che non cambieranno mai. Due che parlano, Nadia e Sasà, e un disco che suona. E l'ultimo disco che suona su Radio Zimari Web è Prince Royce insieme a Maria Becerra con il brano che si intitola Te Espero. Fuiste con el viento bajo la luna. La mia live è arrivata al termine, io vi ringrazio come sempre per avermi fatto compagnia, so che siete stati in tanti, vi ringrazio uno a uno. Vi ricordo che subito dopo ci sarà Sasà, quindi restate collegati su Radio Zimari Web. A me non resta che ringraziarvi, augurarvi una buona continuazione di sabato e noi ci risentiremo domani con tante altre musica e tante altre notizie. Hasta mañana, gracias, ciao! Donde nos enamoramos, donde la roca dejamos.
vida. Probaste otra piel, pero mi sabor no se quita. Sé que a pesar de todo debo volver a empezar, pero mi corazón no se anima a volver a amar. Tuve que acostumbrarme a que tu beso no era mío y traté de recuperar lo que estaba perdido. Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido. Aunque quiera volver, esto ya no tiene sentido. Ya no te espero aquí en el hogar de siempre, ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos. Ancora Radio. Tutto quello che cerchi lo trovi in una sola frequenza. Siamo arrivati alla fine di questo programma. Salutiamo tutti i nostri web ascoltatori. Radio Simari Web. Radio Simari Web.